Cari amici, rieccoci, bentornati. Ve l'avevo anticipato ieri sera, questa settimana è interamente dedicata a questo evento Wow e stasera ne parleremo proprio col presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Biella, Francesco Ferraris. Ben arrivato, Francesco. Grazie Tu, insomma, prima di trattare Wow, mi piacerebbe un attimo capire, insomma, di che impresa fai parte e di cosa ti occupi, sapendo che la tua famiglia dagli anni 60 fa impresa nel settore tessile a Biella, che direi, come dire, è qualcosa di famosissimo in tutto il mondo. Ci racconti un po' l'esperienza della tua azienda? Sì, certo. La nostra azienda, come dicevi tu, nasce negli anni 60 a Biella, appunto. Perché a Biella? Perché Biella è diventata, grazie al territorio, grazie alla terra, grazie all'acqua che è presente in quella zona, patria un po' della lana. Ancora oggi, da allora, in realtà sono generazioni e generazioni che tramandano la loro esperienza da padre in figlio. Finché, appunto, negli anni 60, mio nonno, che in realtà non è biellese, ma è torinese, arriva da Monferrato, comunque piemontese, Piemontese. ok, è arrivato sul nostro territorio, ha imparato quelle che sono le competenze che un finitore e un tintore, quindi un nobilitatore, e tra breve ti dirò che cosa Sì, significa, esatto. doveva avere, e poi trovandosi con quattro figli di colpo, nel senso che lui aveva già un figlio maschio, Franco, di colpo ha avuto tre gemelli, dice Tre gemelli. Che meraviglia, però. Sì, la nonna non era ovviamente contentissima, però a livello gestionale è un Finale po' era un po'. complicato. Dice: no, io adesso non posso più rimanere, una volta si diceva sotto padrone, no? Si diceva, Certo. ho bisogno di mettermi in proprio per dare più respiro alla mia famiglia. E di conseguenza si è lanciato per necessità in realtà. Ed è stata un po' la fortuna questa per la nostra famiglia, perché da lì poi lui è partito, ha iniziato con una cosa, un'altra, 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 un'altra. Per arrivare fino ad oggi con una grossissima diversificazione su tutti quelli, e arrivo alla definizione di nobilitazione, che sono i processi chimici e meccanici che ci sono durante tutto il corso del procedimento tessile. Quindi, Certo, che meraviglia. questo è un po' quello che facciamo a Biella, quindi nobilitiamo, tingiamo, diamo il colore ai tessuti e nobilitiamo, cioè gli diamo la mano, il carattere, sempre a tutti quelli che sono i manufatti tessili. Ecco Francesco, poi da poco so che hai iniziato ad investire anche nel settore vitivinicolo nel Monferrato. Cosa ti ha spinto a farlo? Una passione in realtà, perché come dicevo, la mia famiglia è biellese dagli anni 60, ma in realtà noi siamo originari del Monferrato. Abbiamo ancora lì oggi delle proprietà, delle tenute, delle case, eccetera, eccetera. E 5 anni fa, un mattino, ero in vacanza tra Siena e Montepulciano, in giro in bicicletta, e mi sono trovato completamente circondato da queste piccole case, ognuna delle quali aveva un suo ettaro di vigneto, e facevano, producevano il vino. Ma perché non farlo anche noi? Cioè, ritorniamo alle origini, Ritorniamo alle origini. no? E di conseguenza nel Monferrato ho iniziato a provare, a giocare, un po' per passione, fare la vendemmia, provare, mischiare, chimica, eccetera, eccetera, finché in realtà non mi sono fermato lì, perché proprio qualche tempo fa ho iniziato a investire sul vino anche sul territorio biellese, Alessona in particolare, che fa parte dell'Alto Piemonte, quindi, Sì? ed è un territorio che io reputo possa dare delle grossissime soddisfazioni a livello di Che vino prodotto si può produrre in quelle zone? nebbiolo, principalmente. Nebbiolo. Cioè il vitigno è nebbiolo, il nome del vino è Lessona. Lessona, beh, potevi portarci qualche bottiglia, però, la prossima volta, insomma, quando ti rinvitiamo. Poi, Certo. tra l'altro, Francesco, da aprile 2017 sei presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Biella. Sì. Ci racconti un po' come è iniziata questa esperienza? Perché so che ci si può iscrivere al gruppo giovani da quando si ha 18 anni, no? Sì. Sì. Fino ai 40. Poi dai 40, superati i 40, si entra nei grandi, quindi in Confindustria. Tu sei entrato subito, appena Sì, a diciottenne? 18 anni sono entrato, nel senso che io ero a Biella, ho sempre lavorato, da che ho memoria ho sempre lavorato. Studiavo, lavoravo d'estate, finché poi ho iniziato l'università, continuavo a lavorare, studiavo e lavoravo in contemporanea. E sì, con 18-19 anni, comunque appena ho Giovanissimo. conosciuto il mondo confindustriale mi sono iscritto. Ho frequentato abbastanza attivamente per i primi 2 anni, dopodiché per questioni di formazione, quindi sono dovuto andare via da Biella, non ho potuto frequentare. Dopo altri circa 2 anni sono tornato a Biella, mi sono ri riattivato a livello confindustriale, ho passato 2 anni circa, altri 2 anni circa di attività senza incarichi, finché appunto 1 anno e mezzo, 2 anni fa circa, sono diventato presidente dei giovani di Biella. Estremamente giovane, perché avevo da allora 26 anni.
ancora giovanissimo adesso, certo, voglio dire, no? Assolutamente. È passato poco tempo. Che cosa si fa in un gruppo giovani imprenditori? Per chi magari ci segue da casa che non lo conosce bene, a livello di dinamiche, ecco. Beh, allora, innanzitutto, poi dipende quella che è la teoria e quella che è la pratica. Ogni territoriale poi, bene o male, si muove un po' a modo suo. Beh, innanzitutto si fa amicizia, che sembra una banalità, ma in realtà è fondamentale, soprattutto sul nostro territorio, nel senso che Biella è una città che, nonostante abbia attraversato dei momenti di estremo lustro, ultimamente si sta un po' svuotando, sta avendo un po' di fuggi-fuggi generale, quindi a volte si fa difficile ad avere quella, la possibilità di avere un'apertura mentale con altre persone, avere un confronto, un dialogo, perché purtroppo molti dei nostri coetanei, direi di sì, sono giovanissimi. Spesso lavorano fuori Biella. Confindustria diventa un ottimo modo per fare scambio di opinione, per ritrovarsi. Ma in realtà quello che poi viene fatto concretamente, quindi questo diciamo è il contorno, quello che poi in realtà viene fatto concretamente è risolvere quelle che secondo noi sono le problematiche comuni. Certo, che poi ogni giovane si trova ad affrontare, soprattutto se ha alle spalle un'impresa di famiglia, che non è una cosa semplice, un passaggio generazionale. Certo. Qua potremmo fare tantissime puntate perché è una tematica fondamentale. Molto ampia. Quali sono, da quando tu sei presidente del gruppo biellese, i risultati che a tuo avviso sono stati più importanti, insomma, quelli che ti hanno dato maggior soddisfazione? Il fatto di riuscire a lavorare in sinergia, non soltanto tra giovani imprenditori, ma con le scuole, con i vari enti, con gli imprenditori di tutto il territorio, pubblico, privato, quello io credo che sia uno dei più importanti traguardi che oggi, quindi nell'immediato, riusciamo a vedere. Certo. Perché è importante? Perché il biellese è sempre stato visto come, per biellese intendo come popolazione. È sempre stato visto come una popolazione molto chiusa, molto focalizzata solo su se stessi, che non erano in grado di fare sinergie. Via rete. Ecco, io sto notando esattamente l'opposto. I giovani, partendo dai giovani, questa volontà di, probabilmente fa uscire fuori questa volontà di fare le cose in sinergia. Tutti i nostri progetti che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni sono tutti fatti in sinergia con altri enti, con altri territori, con altre istituzioni. E qui arriviamo a Wow, perché naturalmente Wow è speranza, workshop, giovani, enti coinvolti, scuole, quindi un po' questo trade union, ci ha spiegato ieri sera il vostro project leader di Novara, Bolzani, è proprio questo trade union fra scuola e mondo del lavoro, che in Italia il concetto americano, quindi dall'altra parte dell'oceano, è ancora molto lontano, nel senso che in America i campus cosiddetti americani hanno molto questa unione col mondo del lavoro, quindi quando poi il giovane esce da quello che può essere insomma l'università, lì avendo già avuto un contatto prima col mondo del lavoro non è così spaesato, qui invece insomma c'è un taglio netto quasi, e Wow, raccontacelo, sta lavorando in tal senso. Wow, come tutti e tre gli altri progetti in realtà che abbiamo fatto e di cui parlavo prima, fanno proprio questo, sono dei trade union tra mondo della scuola e mondo del lavoro, ma parlando di Wow, io adesso non starei a ripeterti tutto quello che già è stato spiegato, perché ti dirò solo le cose che sono differenti rispetto alle altre territoriali. Assolutamente. Cioè, certo, ci siamo capiti benissimo, Wow sarà 2 giorni di orientamento al nostro territorio. Quindi noi orienteremo i giovani e non giovani a quello che è il mondo del lavoro, al mondo delle scuole superiori e universitarie. Quindi questa è la prima differenza. Noi andremo a fare 2 giorni di orientamento a 360 gradi, completa, dedicato a chi? Dedicato ai ragazzi delle medie, che scelgono gli istituti superiori, come dicevo prima, ai ragazzi degli istituti superiori che scelgono l'università o i master o i corsi post-diploma, e a chi invece cerca lavoro, perché ci sarà Io Lavoro, quindi pubblico, anche questa possibilità. Esattamente, pubblico che va a lavorare, va a collaborare con il privato,
per fare matching tra quello che è la domanda e quella che è l'offerta. L'offerta. Quindi, una meraviglia. Tutti, ecco, tutti la differenza, assieme. Dicevi tu prima, tra quello che accadrà a Biella rispetto a quello delle altre territoriali, quale sarà? Ma guarda, innanzitutto proprio questa, cioè una delle prime grosse differenze è il fatto che viene fatto in collaborazione non soltanto col mondo del lavoro, ma anche col mondo della scuola. Quindi avremo istituti superiori, università e mondo del lavoro che insieme collaboreranno per un unico obiettivo, che è quello di orientare. Certo. Wow, a Biella la grossa differenza è proprio questa, il fatto che in sinergia tra pubblico e privato, ed è lo stesso tra l'altro risultato di cui parlavo prima, di Confindustria. Di Confindustria, stiamo riuscendo a collaborare tra pubblico, privato, scuole, università, è una meraviglia imprese. Comunque, cioè, estremamente complicato, ecco, questa è una delle difficoltà. La mia ultima domanda sarebbe stata questa, quali sono le maggiori difficoltà che certo. avete riscontrato? Insomma, poi questi enti, il pubblico e il privato, riescono poi... Devo dire che ad oggi, a dispetto di tutto quello che io pensavo, dei pregiudizi che avevo, eccetera, eccetera, stiamo avendo degli ottimi risultati. Tutti insieme vedo davvero che sono in grado di fare un passo in avanti quando c'è bisogno di farlo, un passo indietro per raggiungere un obiettivo comune. Quindi difficoltà ci sono, anche perché questo non è il mio lavoro, cioè il mio lavoro è un altro, il mio lavoro è il tessile, questo è un di più, è un modo di fare politica in senso sano, certo. per me, per quanto mi riguarda. Quindi il tempo, ecco. Quello che è la difficoltà è il tempo alla fine. Bene, Francesco, siamo arrivati alla chiusura della sfida vincente di questa serata, quindi io ti ringrazio molto per essere stato con noi questa sera, quindi ringraziamo molto Francesco Ferraris, presidente gruppo Giovani Imprenditori di Biella. Cari amici, un ringraziamento anche a voi, torniamo domani sera, continuiamo con Wow, perché come vi ho detto all'inizio della puntata, questa è una settimana interamente dedicata a questo splendido evento che unisce un po' tutte le Confindustrie del Piemonte. Torniamo domani, non mancate. Ciao.